Primo settembre siamo con Fabio Bonofiglio. Allora, sono successe tante cose in quest'estate, ma forse l'avvenimento principe è stato il 12 agosto, ossia un'alluvione che ha piegato il territorio. Tanta pioggia, è vero, ma anche i nodi che vengono al pettine di una gestione scriteriata. In questi anni il territorio è stato martoriato. Allora, il tuo punto di vista e poi anche un discorso a 360 gradi su come si sta evolvendo la cosa. Ma il 12 agosto è da considerarsi per la piana di Sibari, per l'area urbana Corigliano-Lossano in particolare, un 11 settembre. Ma un 11 settembre inteso come un attacco da parte della mano dell'uomo contro il territorio. Quindi, chi la fa l'aspetti, siamo stati pazienti, abbiamo avuto la restituzione di ciò che avevamo perpetrato negli anni, di ciò che una politica criminogena, criminale e poco attenta al controllo del territorio per alcuni versi, perché c'è chi dice l'abusivismo, 4.000 case abusive censite, sarebbero censite, stimate a Corigliano Calabro, non è mica colpa mia, no, è colpa dei privati che l'hanno fatto, no? I sindaci attraverso i settori, il settore della vigilanza, eccetera, sono deputati al controllo del territorio. Oggi gli strumenti a disposizione sono molteplici e sono altamente tecnologici. Basta essere abbonato a Google Earth e minuto per minuto con gli aggiornamenti puoi vedere e monitorare l'evolversi della situazione, minuto per minuto. I danni principali però in zone tutt'altro che abusive. Anche questo è un dato sul quale rifletti. In zone in cui l'abusivismo è stato legalizzato o perlomeno gli strumenti urbanistici, cioè la conformità delle licenze edilizie agli strumenti urbanistici sono stati fatti ad misuram, ad personam, eccetera, in consiglio comunale attraverso due strumenti fondamentali a Corigliano Calabro, quello delle lottizzazioni urbanistiche che vengono approvate così come di competenza istituzionale da parte del Consiglio Comunale, e quello delle varianti che vi sono state allo strumento. Fortunatamente noi ne parliamo anche così senza particolare emozione, perché fortunatamente non ci sono state vittime, ma siamo vicini a chi veramente ha avuto tantissimi danni. E ora si apre un'altra parte, e te ne sei occupato sulla stampa, è una fase molto delicata, ossia quella della ricostruzione, quella delle potenziali risorse che arriveranno su questo territorio per ricostruire, ma ricostruire come e soprattutto anche i tempi e i modi lasciano un pochettino perplessi. Ricostruire intanto le infrastrutture, le necessarie infrastrutture stradali, viarie esistenti in città, parlo soprattutto di Corigliano, che appare oggettivamente come più disastrata, ma perché lo era già da prima, più disastrata di Rossano, perché se a Rossano il danno è stato circoscritto ad una zona, benché abbastanza vasta, quell'area ben individuata di Lo Sant'Angelo, a Corigliano tutto il territorio lungo e largo è disastrato, ma ripeto, era disastrato già da prima. Allora bisogna mettere mano alle opere infrastrutturali, farlo in modo serio, ottimizzando le scarse risorse che si profilano all'orizzonte. 3.900.000 euro sono oggettivamente pochi, concordo con quanto dichiarato dai sindaci, eccetera, ma la linea di tendenza è quella di non sprecare risorse pubbliche, anche perché quando si tratta di sud un occhio e un orecchio di sospetto c'è e fa bene adesso. Stiamo vedendo alcune zone
tipo verso il Lido Sant'Angelo a Rossano, vediamo che anche proprio sui vari profili Facebook istituzionali vediamo le zone di punta. A Corigliano ci sono alcune parti dove ci sono ancora delle montagne di fango, ci sono i bidoni della spazzatura per terra rovesciati, oppure c'è la spiaggia, specie quella libera, che è coperta da montagne di fango e di sterrato. Sì, ma ci sono soprattutto le sedicenti, il transenne, no? Di cui ama parlare il sindaco di Corigliano, che purtroppo non è riuscito a mettere insieme un centinaio di transenne per accogliere i migranti sabato scorso al porto per qualche ora di tempo, fin tanto che sono stati sistemati sui pullman, accampando la scusa delle transenne. Andiamo a vedere quante transenne ci stanno in giro nei punti disastrati. A Corigliano va di moda in questi giorni, dal 12 agosto in poi, la transenna improvvisata, che può essere un frigorifero, può essere una sedia rotta, può essere qualsiasi oggetto che può essere utile ad indicare che c'è un punto di pericolo in quel momento. Poi si utilizza il nastrino rosso, cioè è una realtà quella di Corigliano Calabro, oggettivamente disastrata e anche ridicola a vedersi, cioè tragicomica a vedersi da parte a giorni ci sarà il Consiglio Comunale, verrà risolto tutto, un Consiglio Comunale come al solito partecipato. Ma ci sarà un Consiglio Comunale monotematico e straordinario su questo argomento, servirà nella testa di chi ne ha sollecitato la convocazione, la minoranza consigliare, a un veterazionem contro l'amministrazione attualmente in carica, non tenendo assolutamente in conto da parte di chi ne ha sollecitato appunto la convocazione, omettendo che a Corigliano Calabro negli ultimi 20 anni ha imperato un perfetto e colpevole trasversalismo tra centrodestra, centrosinistra, civismo di destra e civismo di sinistra, che ha prodotto la brutta immagine urbanistica dell'edilizia di Corigliano, quella che ci ha restituito le cose post alluvionale del 12 di agosto. E per quello che riguarda invece, adesso parliamo dell'estate corigliano. L'estate corigliano che ha offerto poco, nonostante però questo territorio riserva un certo appiglio, parliamo un po' più in largo, perché la Calabria comunque richiama sempre tanti turisti, anche se qui purtroppo siamo forse con la maglia nera per quello che riguarda l'accoglienza, proprio anche come impatto visivo. Ma le manifestazioni poche, pochissime ed a pagamento, e se vogliamo entrare nel merito, quale accoglienza turistica, cioè quale attrattiva turistica vuoi pretendere se tu fai una rassegna di teatro a pagamento con un biglietto da 7-8 euro all'ingresso, dove fai una rassegna di teatro amatoriale vernacolare? Il dialetto corigliano, tu mi insegni, Matteo, che è una lingua, non è un dialetto, per cui immagina un turista di Treviso che viene a sentire sta cosa in vernacolo, che non capisce un tubo, no? E deve pure pagare 7-8 euro all'ingresso. La verità è che a Corigliano Calabro vige l'autocompiacimento, autoctoni allo stato brado e a 360 gradi, non ci interessa. Molti, per esempio, dei liti più attrezzati, no? Sono frequentati esclusivamente da persone del luogo. Non so se l'hai notata questa peculiarità, no? E i pezzi di spiaggia libera, a tratti molto sporchi, sia come spiaggia sia come mare,
sono frequentati da turisti. In conclusione, vorremmo anche a questo punto chiederti una previsione su quella che sarà eventualmente questa ripresa, perché diciamoci la verità, poi da settembre, ottobre si riprende a vivere forse un pochettino di più tra le proprie cose, si dovrebbe riprendere anche l'attività politica, dovrebbe riprendere il confronto, una città che forse a volte, leggendo le tue cose, la giudichi un pochettino spenta sotto questo punto di vista, con poca partecipazione in fondo. Poca partecipazione perché la politica non i luoghi della politica non fanno nulla per far partecipare, per stimolare la partecipazione dei cittadini, che si limitano in modo sempre più limitante a partecipare al voto, perché l'attuale sindaco di Comigliano è stato eletto da una minoranza del corpo elettorale attivo, ricordiamolo, cioè, ha avuto il 60%, ma voglio dire, di una minoranza del corpo elettorale attivo, quindi è sempre meno gente che partecipa ed è sempre meno gente che partecipa. Da attento osservatore troviamo molte persone che si indignano, ormai ci sono i reportage fai da te, chi parla di un disservizio pubblica la foto, le manda al blog che è sempre più visitato, e poi però troviamo anche qualcuno che sostiene questo sindaco. Sì, come no, le clac, voglio dire, cioè, non siamo nati ieri, insomma. Io magari non firmando, ma io noto che ci sono molte persone, per esempio a Corigliano, su Facebook con nomi di derivazione spagnola, Sanchez, Ramirez, eccetera, insomma, quindi siamo molto esterofili da questo punto di vista, e sono tutti tifosi dell'amministrazione, del sindaco, dell'assessore, specie quando costoro sono sotto attacco, insomma, per cui, cioè, dire. Allora, mentre noi altri le cose le firmiamo con la nostra faccia, con il nostro nome e cognome, insomma, sfidando le intemperie. Sfidando le intemperie. Allora, noi a questo punto andiamo incontro alle intemperie, perché l'estate è finita, abbiamo fatto un piccolo quadro, naturalmente ringraziamo Fabio Bonofiglio per la sua ennesima partecipazione e sperando ovviamente di riaverti presto. Grazie a voi, arrivederci.